Bene. Allora, buongiorno a tutti. Questo è il panel dedicato alla riconversione verde, che è stata scelta come strategia di crescita dall'Unione Europea, dalla Commissione, poi dall'Unione Europea, per la fase di recovery, di rilancio economico dopo la crisi pandemica. Abbiamo come ospiti Massimiliano Salini, che è parlamentare europeo nella Commissione Trasporti e Turismo e che sarà anche relatore sull'idrogeno. Abbiamo Mauro Petriccione, che è direttore generale della DG Clima della Commissione Europea. Abbiamo Monica Frassoni, che è la ex presidente del Partito Verde e ex co-presidente del gruppo del Parlamento Europeo. Ed è presidente dell'Alleanza Europea per il risparmio energetico, e abbiamo Daria Cilaci, della Cassa Depositi e Prestiti, responsabile per gli affari europei. Cominciamo con Massimiliano Salini, che purtroppo ci deve lasciare alle 11:30. Farò una breve introduzione e poi passerò a lui la parola. Volevo cominciare dicendo innanzitutto che non era affatto scontato che l'Unione Europea, la Commissione prima e poi l'Unione Europea, scegliesse il Green Deal come strategia di crescita dell'Unione Europea nella fase di rilancio dopo la pandemia. Ancora a marzo-aprile c'erano per esempio delle resistenze molto forti da parte di Business Europe, che è la lobby, diciamo, europea dell'industria, la cupola della lobby europea dell'industria, che aveva scritto il 10 aprile una lettera a Timmermans, il vicepresidente esecutivo responsabile per il Green Deal, chiedendo di rinunciare agli obiettivi non essenziali del New Deal, a non aumentare le ambizioni, a rimandare, diciamo, l'aumento delle ambizioni riguardo alla questione delle emissioni per il 2030. Però il giorno prima i 17 ministri, dell'ambiente, fra cui anche quello italiano, Costa, avevano scritto invece alla Commissione chiedendo proprio il contrario, cioè di mantenere il Green Deal e farlo diventare quadro di riferimento per il Recovery Plan, che in quelle settimane si stava elaborando a Bruxelles. La risposta di Timmermans fu che bisognava, e poi della commissione di von der Leyen, fu che bisognava investire nella nuova economia, nella transizione verde, nella transizione digitale, invece di persistere con la vecchia economia, approfittare del recovery plan per appunto lanciare la nuova economia, il cambiamento di paradigma, il cambiamento sistemico dell'economia verso un'economia più verde, più spesso l'obiettivo della neutralità climatica nel 2050. Bisogna dire che la pandemia ha avuto anche un altro effetto, purtroppo, sul Green Deal, perché la proposta iniziale del Green Deal aveva una lacuna negli investimenti che erano previsti, cioè non erano sufficienti, almeno secondo le critiche che venivano fatte dalle organizzazioni ambientaliste, dai Verdi e da chi era più attento, insomma, a questi obiettivi. Non bastavano gli investimenti con il recovery plan, con il Next Generation EU, e la parte relativa, il 30% deve essere speso sia del bilancio europeo che del recovery plan, deve essere speso per gli obiettivi di transizione verde. Questa lacuna è stata in parte colmata, Lorenzo, togli il video perché non ti sentiamo più. E se puoi passare alle domande.
Lorenzo, non ti sentiamo. Nella politica agricola comune, finito. Ok. Mi sentite? Mi sentite? Sì, ti sentiamo, però allora fai una cosa, Lorenzo, scusami. Togli il video, almeno risparmi un po' di banda e passiamo la parola ai relatori, così velocizziamo, perché sì, siamo un po' in ritardo. Sì, va bene, cominciamo con Salini che ha fretta e deve andare via. Quindi, Salini, prego. Ma io spero di non ho sentito completamente l'introduzione, ma la parte essenziale l'ho ascoltata e la trovo condivisibile, con alcune attenzioni che mi pare siano fondamentali per fare in modo che non ci si distacchi dagli obiettivi della sfida costituita dal Green Deal. La prima premessa che mi sento di fare è che oggi noi in Europa possiamo parlare con ambizioni importanti di Green Deal, perché abbiamo una rete di imprese che in collegamento costante con la nostra rete di università, di ambiti di ricerca di base e applicata, che ha generato le performance più interessanti a livello mondiale in tema di capacità di generare modelli economici sostenibili. La politica non ha generato il Green Deal, lo hanno generato le imprese il Green Deal, la politica lo ha riconosciuto. Le imprese non sono i soggetti che ostacolano il Green Deal, le imprese, soprattutto quelle europee, fanno scuola nel mondo per come hanno dimostrato di saper mantenere un equilibrio stabile tra le ragioni del mantenimento in vita del business e al contempo le ragioni del rispetto dell'ambiente. La sostenibilità non è un argomento monolitico legato al tema dell'ambiente. La sostenibilità è l'incrocio tra la capacità di rispettare l'ambiente e di tenere nel tempo come impresa. La sostenibilità è la descrizione di un fenomeno che attraversa il tempo. È sostenibile ciò che dura e non dura ciò che non si sostiene dal punto di vista economico. E quindi un equilibrio che noi cerchiamo nel Green Deal è quello che le imprese da tempo in Europa hanno trovato. Si pensi ad esempio alla siderurgia in Italia, in particolare nel nord Italia, dove da molto tempo è stata accettata e vinta la sfida della siderurgia verde, con l'introduzione del massimo livello di performance sulla circular economy nella generazione di acciaio attraverso forni elettrici che utilizzano rottame. È uno dei tanti esempi che potremmo fare, molto calzante per le sfide che attendono il nostro paese, visto che siamo di fronte alla grande partita di Taranto, dove l'acciaio è sempre stato prodotto in modo diverso. Allora, qual è il punto? Il punto è tenere insieme tutte queste esigenze. Come si fa? Beh, una cosa da non fare è definire i target prima di averne valutato l'impatto. Invece in Europa molto spesso ci si è abituati un po' a questa inversione dei fattori, no? Il Parlamento poche settimane fa ha lanciato, dopo l'avvio della discussione sul Green Deal impostato da Ursula von der Leyen, che ha introdotto un nuovo, come dire, si è candidata alla presidenza proponendo target più sfidanti rispetto a quelli costruiti nel precedente mandato. Io avevo lavorato su tutta questa partita sia in Commissione Industria che in Commissione Trasporti, avevamo lavorato su un target del 40% di riduzione delle emissioni di CO2. Abbiamo avviato il lavoro di questo nuovo mandato alzando l'asticella al 50-55%. Nella votazione avvenuta in Parlamento poche settimane fa, il target approvato è quello del 60%, con l'impegno ad effettuare un impact assessment su questo 60%. Capite bene che il mondo delle imprese, che è quel mondo di cui parlavo prima, che ci invidiano ovunque e che produce performance ambientali decisamente diverse da quelle realizzate in Cina o anche negli stessi Stati Uniti, di fronte al cambiamento di target senza impact assessment, perché il 60% votato non ha nessun impact assessment, nel giro di un anno il cambiamento di tre target, capite bene che il mondo dell'impresa
che ha generato normalmente alte performance si trova un po' spaesato e non chiede di interrompere il Green Deal, chiede semplicemente di mettere le cose in ordine corretto. Si valutano gli impatti e poi si decidono i target. Si decidono i target e poi si fanno gli impatti per giustificarli. Perché diventa un po' una contraddizione in termini che stacca la vita della politica dalla vita normale delle persone. Perché nella vita normale delle persone prima ti domandi che cosa puoi fare e poi una volta che hai capito che cosa puoi fare lo fai. Invece non si va in giro a caccia di voti e poi dopo si modifica l'agenda politica sulla scorta di quello che si è costruito cacciando voti. Si costruiscono politiche sostenibili magari anche più sfidanti, perché facendo gli impact assessment nella modalità corretta magari si arriva a fare non il 60 ma il 65%, ma seguendo un ordine corretto. E la stessa cosa la stiamo costruendo per tutelare le filiere europee più performanti. Scusate, ma c'è un rumore molto forte che sembra annunci l'arrivo di un treno. Un'altra partita che sto seguendo molto da vicino e che tra l'altro incrocia il Recovery Fund, il Next Generation Europe, sulla partita delle risorse proprie è la Carbon Border Adjustment Mechanism, cioè la nuova sfida della costruzione di quella che in maniera un po' sintetica viene definita la Carbon Tax. È uno strumento interessante, uno strumento a mio modo di vedere molto utile, che deve essere utilizzato per finanziare il recovery fund, come lo definiamo velocemente, ma al contempo per tutelare nel senso buono del termine le sostenibili produzioni europee, evitando che subiscano la concorrenza sleale di filiere industriali che le stesse preoccupazioni non rispettano, okay, non hanno. Sono sfide da costruire con intelligenza, con quella gradualità che non è pigrizia, ma è la gradualità di chi vuole che si mantenga in vita un modello di sviluppo che è il nostro. E chiudo proprio sul tema del modello, perché spesso si parla di cambio di paradigma. Bene, la domanda è questa. Allora, siccome il paradigma della sostenibilità non è stato inventato in questi anni, ma sono decenni che è stato accettato dal mondo produttivo europeo, Non lo conosciamo oggi perché lo mettiamo al primo posto nelle agende politiche, lo mettiamo nelle agende politiche perché siamo all'altezza di farlo, avendolo già accettato in sede economica. Il paradigma è cambiato, quindi non si cambia introducendo il tema della sostenibilità, perché c'è già, si possono, come dire, aggiornare i target, eccetera, ma c'è già. Quindi cos'è sto nuovo paradigma? Io spero che il nuovo paradigma non sia... Dietro alla parola nuovo paradigma non si nasconda il tentativo di sostituire un modello di sviluppo economico manifatturiero, che è quello tipico europeo, con un nuovo modello di sviluppo magari più orientato al trade, per cui il business non lo fai sulla qualità del prodotto, ma lo fai sulla transazione. Per cui, come dire, dal punto di vista plastico, spostando il baricentro del modello economico europeo dalla Lombardia e dalla Baviera, i campioni della manifattura, a Rotterdam, al porto, dove si incrociano le merci e si guadagna a prescindere dalla qualità di quelle merci. Allora, qual è il nuovo paradigma? È una sfida interessante. Io credo che il nuovo paradigma sia fondato sulla sostenibilità e quindi ben venga il Green Deal, dentro una tradizione forte che è quella della genialità creativa della manifattura europea. Questo è il punto che va tutelato. Un'Europa priva sostanzialmente di materie prime si è costruita la propria reputazione nel mondo vendendo ciò che produce, non ciò che estrae dal sottosuolo. Vendendo ciò che produce, e questo è il segreto della nostra forza ed è anche il segreto del nostro modello di sviluppo economico sociale. Perché non dimentichiamo, mentre siamo i migliori produttori al mondo, siamo anche l'Europa è anche il pezzo di mondo dove con l'8% di popolazione mondiale si spende il 50% di quanto si spende in tutto il mondo di welfare. Quindi è sostenibile da tutti i punti di vista il nostro modello di sviluppo europeo. Grazie. Passiamo a Petriccioli.
Purtroppo Lorenzo non riusciamo a sentirti bene. Mi sembra che direi di passare. Sì, adesso mi sì. Sentite? Vai. Ho cambiato il microfono. Allora, sì, adesso direi di passare a Petriccione, poi magari con le domande vedremo di riprendere anche alcuni dei temi molto interessanti che sono stati posti da Salini. Petriccione, prego. Grazie. Beh, io comincio a riprendere la sua questione. Era scontato che utilizzassimo il Green Deal come strategia di crescita. Non so se fosse scontato, ma non era una cosa da marziani. Noi avevamo già proposto dalla fine del 2018 e il Consiglio europeo aveva approvato alla fine del 2019 la strategia a lungo termine per il 2050, che non prevede solo la decarbonizzazione, non prevede solo la neutralità climatica, prevede un programma di competitività, di modernizzazione e un programma di solidarietà. Quindi quando si è cercato una strategia di uscita dalla crisi, la tentazione di riportare le ancette dell'orologio al 1 gennaio 2020 è umana, è forte, è comprensibile. Che qualcuno dicesse fermiamo tutte le innovazioni, ricostruiamo quello che avevamo e poi vediamo, non è strano, però non è una strategia razionale, perché si spreca tempo, si sprecano investimenti, si sprecano risorse. E quando c'è bisogno di una strategia di crescita e va accelerata, non rallentata, si guarda quello che si ha. E noi questa strategia ce l'avevamo. Io sono completamente d'accordo con Salini sulla questione della sostenibilità, anzi, la sua definizione mi è piaciuta molto, quindi penso che gliela ruberò, se mi permette. Così come sono d'accordo con la questione dove sono gli attori. Gli attori sono dappertutto nella società e visto che stiamo parlando di una trasformazione in profondità non solo della società ma soprattutto della nostra economia, questa trasformazione senza gli attori economici non si fa. Sono al centro, siamo ben piazzati, abbiamo una strategia di modernizzazione, di competitività, creare green jobs, creare dei posti di lavoro che siano resilienti al cambiamento climatico. Abbiamo visto nel passato il passaggio da un'attività all'altra senza porsi la questione quanto dura questa attività. E dobbiamo cambiare atteggiamento e porci quella domanda. La pandemia ci mostra quanto il nostro sistema sia fragile, non solo dal punto di vista sanitario, ma dal punto di vista economico. Uno shock di questo tipo ci ha messo in ginocchio. Che possiamo fare per riprenderci? Ma parliamoci chiaro, il cambiamento climatico sta facendo la stessa cosa, ci metterà un po' di più, ma è altrettanto pericoloso. Quindi, dicevamo giustamente la questione degli investimenti, il problema che avevamo fino a gennaio e febbraio sulla questione della nuova strategia a lungo termine e quello dell'adeguamento dei target a breve termine era proprio quello degli investimenti. Dove trovare le risorse per un investimento massiccio in innovazione e in solidarietà? Perché c'è da investire nelle nuove tecnologie, nel portare le nuove tecnologie che abbiamo sul mercato. E non dimentichiamoci che le tecnologie verdi sono il settore in cui l'Europa è ancora in testa in termini di nuovi brevetti, di innovazioni rispetto a tutti gli altri nel mondo. Negli altri settori purtroppo stiamo ancora facendo bene in termini assoluti, ma perdiamo terreno in termini relativi agli altri, non sulle tecnologie verdi, dove continuiamo ad avanzare sia in termini assoluti che in termini relativi. C'è da portare queste tecnologie sul mercato, c'è da attuare una strategia di de-risking dei primi che sperimentano queste tecnologie sul mercato, e poi c'è da investire nella solidarietà, c'è da investire nel fatto che le trasformazioni economiche causano una dislocazione delle persone. Abbiamo le regioni più sotto pressione in Europa, sono le stesse che saranno ancora sotto pressione per questa trasformazione, e abbiamo bisogno di risorse da investire per la trasformazione, in particolare di queste
di queste regioni. E come diceva lei prima, la pandemia in un certo senso ci ha aiutato, perché innanzitutto ha cambiato completamente la logica in seno al Consiglio. Sono passati in una logica in cui si parlava di chi spende, chi spreca, di atteggiamento abbastanza egoista in termini quello cosa mi dà questo investimento nell'Unione Europea, a una logica in cui ci si è resi conto che la solidarietà è fondamentale da un punto di vista sociale, ma anche da un punto di vista economico, e senza solidarietà il mercato unico crolla. E abbiamo gettato la cautela alle ortiche e trovato le risorse per un investimento massiccio. Non va sprecato. Se dovessimo spendere quelle risorse per ricostruire una società basata sui combustibili fossili, uno, non siamo competitivi, teniamo appena rispetto al resto del mondo, ma facciamo fatica, due, noi non produciamo combustibili fossili, li importiamo per una fattura di quasi 270 miliardi all'anno. Tre, se dobbiamo innovare, dobbiamo innovare dove siamo già competitivi, e siamo competitivi sulle tecnologie verdi. Quindi adesso che abbiamo le risorse pubbliche per stimolare l'investimento privato nell'innovazione e per aiutare le parti più fragili della nostra economia, sarebbe completamente assurdo di non farlo. Aggiungo, sul problema che poneva Salini, scegliamo un modello economico più verde ma non basato sulla produzione, sulla manifattura. Ma da un punto di vista del clima non ha senso. Il clima, spostare le produzioni che emettono diossido di carbonio al di fuori delle nostre frontiere non ci risolve il problema. Il clima è un problema globale. L'Europa da sola non può risolverlo. Possiamo appena dare un contributo. Ma quello che l'Europa può fare è mostrare un modello di società moderna, competitiva, prospera e capace di decarbonizzare in fretta. E penso che abbiamo questo modello e siamo capaci di farlo, e non siamo più soli. Due anni fa, quando abbiamo parlato per la prima volta di emissioni zero nel 2050, c'era un sacco di gente che ci guardava come se fossimo un po' matti. Oggi abbiamo Giappone, Cina, Corea, Canada, il nuovo presidente degli Stati Uniti e il segretariato generale delle Nazioni Unite ha contato oltre 100 paesi che stanno andando verso questo obiettivo. Perché è quello di cui abbiamo bisogno. Creare un movimento globale, essere i primi, essere i leader di quel movimento globale, ci dà innanzitutto la capacità di adattarci prima, di essere più competitivi e di riportare il vantaggio, e poi se abbiamo successo ci permette di farci imitare dagli altri e di risolvere un problema globale che è anche un problema economico, perché con i cambiamenti che vediamo già oggi e che continuiamo a vedere anche per i prossimi 30 anni, perché il cambiamento climatico si può fermare ma ci vorranno 30 anni e nel frattempo le cose peggiorano, comincia a danneggiare seriamente la nostra economia, non parlare dell'agricoltura, le foreste, ma anche l'attività economica, l'incapacità di utilizzare, di raffreddare gli impianti, l'incapacità di utilizzare certe vie di trasporto fluviale per mancanza del livello di acqua necessario. Quindi business as usual non è una buona idea in ogni caso. Mi fermo qui, buona ripartenza. Grazie. Possiamo. Sì. L'azione verde non va contro la competizione. Contro l'economia, ma invece la favorisce, e questo è il modello che l'Europa propone. Possiamo passare adesso
probabilmente a Monica Frassoni, c'è questo problema dell'efficienza energetica, appunto, che forse non ha avuto il peso, il ruolo e anche il valore vincolante che avrebbe dovuto avere l'obiettivo dell'efficienza energetica. Quali sono le prospettive oggi con queste nuove ambizioni al 2030 e con il Green Deal? Ti abbiamo perso? Forse, però ho sentito la domanda. Bene, grazie mille, sono molto contenta di essere per la seconda volta in questo evento di UNews, che è un mezzo di comunicazione particolarmente interessante e importante per noi qui a Bruxelles, e quindi ringrazio davvero dell'invito. Allora, prima di arrivare alla risposta alla tua domanda, volevo, se fosse possibile, dire due o tre parole anche su quello che hanno detto i miei predecessori in questa interessante discussione, e perché è molto collegato alla domanda che mi hai fatto. Allora, prima di tutto io vorrei forse spezzare una lancia a favore della politica e delle istituzioni. Io penso che il Green Deal e anche tutta la storia della leadership dell'Unione Europea rispetto ai temi ambientali sia una decisione politica prima di tutto, e spesso il settore economico, e anche non soltanto il settore economico, ha resistito rispetto a questa prospettiva. Penso che ci sia, e poi mi vorrei anche dire che non possiamo mettere tutto il settore economico, tutto il settore industriale nella stessa barca. Ci sono dei settori, per esempio quello dell'efficienza energetica, che hanno più interesse di altri, per esempio quello petrolifero o quello legato al gas, ad una svolta ambientale, e ci sono dei settori che resistono mettendo proprio 50 freni rispetto a questa transizione. Quindi non tutto il settore economico, anche per degli interessi non nobili, ma semplicemente di sopravvivenza e di sviluppo del business, sono interessati a un cambio di modello. E vorrei insistere sul cambio di modello, perché appunto non tutta l'industria è uguale, e giustamente nell'evoluzione del nostro sistema economico il fatto di produrre, quindi di fare manifattura, è un tema assolutamente importante, che dipende in modo centrale dalla nostra capacità di prendere veramente a cuore la transizione ecologica, perché il modo attraverso il quale noi siamo competitivi anche sul piano internazionale, e l'ha molto ben detto il dottor Petriccione, non è quello di insistere su un'economia basata sulla dipendenza dei fossili, ma quello di liberarsi da questa economia. E quindi il fatto di liberarsi di questa economia deve iniziare, cioè nel senso che se noi avessimo iniziato più velocemente 20 anni fa, oggi saremmo forse di meno con l'acqua alla gola. E quindi credo che anche questo tema dell'urgenza di cambiare modello, e comunque di andare in una direzione che fa della sostenibilità, che non è solamente il tema della conservazione di quello che c'è, ma anzi è soprattutto un tema di adattamento a dei cambiamenti climatici che comunque ci saranno e che hanno degli effetti già da oggi, e che quindi ci impongono di cambiare le nostre priorità, se dal punto di vista del prodotto industriale che noi stiamo vedendo, ma anche dei nostri modi di vita, del nostro modo di consumare, delle nostre priorità. Oggi il fatto di avere una Ferrari non è sicuramente un tema così prioritario come era qualche anno fa, e oggi il fatto di avere una bicicletta molto bella è probabilmente altrettanto cool che qualche anno fa avere una macchina molto bella. Quindi credo che anche da questo punto di vista ci siano dei cambiamenti che non dipendono solamente dall'industria e dal mondo economico, ma anche dalla politica, dalla cultura e dal fatto di vedere che cosa succede nel mondo. Ecco, io dico questo perché tutte queste cose non cascano dal cielo, sono il risultato di una battaglia politica, di una battaglia economica e di una competizione anche fra diversi settori. Ecco perché io credo che anche quello che diceva il dottor Salini, l'onorevole Salini, è sicuramente condivisibile, ma solamente fino a un certo punto, nel senso che io, per esempio, come lui, veniamo da una zona della Lombardia che dipende molto dall'acciaio, anzi io sono nata grazie all'acciaio, e quindi so perfettamente che il modello
modello del riciclo delle valli del Bresciano o del Cremonese non sono cadute dal cielo, ma sono dipese dal fatto che l'aumento del prezzo dell'energia ha fatto sì che queste industrie si fossero dovute adattare molto più e molto meglio che per esempio l'Ilva di Taranto, da sempre protetta dalla politica, quindi anche dalla concorrenza. Quindi credo che ci siano veramente degli elementi nel quale noi dobbiamo fare delle scelte, e fare delle scelte che oggi sono più urgenti che prima. E quindi vorrei dire, a proposito dell'efficienza energetica, che purtroppo è sempre stata un po' la parente povera della discussione energetica, e che oggi, almeno nel discorso, anzi già da qualche anno, la Commissione Europea ha un po' cambiato strada e ha proposto prima di tutto l'applicazione del principio dell'energy efficiency first, cioè prima di fare qualsiasi cosa guarda se puoi risparmiare, e che anche se nelle politiche, nelle legislazioni ancora questo principio non è stato del tutto adottato, è comunque entrato nel linguaggio e anche nella cultura sia della Commissione che del Parlamento Europeo. Resiste il Consiglio, ma speriamo che in futuro questo non sarà più così tanto. E credo che il tema dell'adattamento della legislazione, quindi delle direttive sull'efficienza energetica sugli edifici rispetto all'aumento di target, sia un tema che riguarda sicuramente l'efficienza, ma anche le rinnovabili, che nel nostro paese sono quelle sì delle parenti povere, perché noi dovremmo aumentare di 6 volte il nostro dispiegamento di rinnovabili, oltre che di efficienza energetica, per rispettare i nostri target. Vorrei concludere dicendo che c'è una grossa occasione per quanto riguarda l'efficienza energetica, anche questa portata dalla Commissione, che è quella che si chiama la Renovation Wave, e cioè il fatto di avere un'ondata di ristrutturazioni accompagnata e sostenuta dai finanziamenti, ma non soltanto dai finanziamenti, proprio anche dal fatto che il fatto di lanciare delle opere di ristrutturazione negli edifici pubblici e non solo, fa parte delle priorità della Commissione per quanto riguarda il finanziamento sia dei fondi strutturali che anche del Next Generation EU. E credo che questo sia un segnale molto importante che noi dobbiamo accompagnare e sostenere anche dal livello nazionale, e spero che l'oratrice che verrà dopo di me vorrà anche lei parlarne. Grazie. Grazie Monica. Adesso passiamo a Daria Cira della Cassa Depositi e Prestiti, che ci spiegherà qual è il contributo che la Cassa può fare. La Cassa Depositi e Prestiti ha un ruolo importantissimo soprattutto nel fornire prestiti, garanzie e prestiti a grazie mille, anch'io non ho sentito completamente la domanda, grazie Lorenzo. Innanzitutto buongiorno a tutti, è stato veramente un piacere ricevere questo invito. Anche io brevemente mi ricollegherei a cosa hanno detto i relatori che mi hanno preceduto. Allora, innanzitutto sono assolutamente d'accordo sul fatto che, come diceva Monica, la politica con le sue battaglie e con il processo legislativo che poi ne segue crea quelle che sono le condizioni che poi possono facilitare un certo tipo di investimenti che vanno nella direzione di favorire una transizione verde. Transizione verde che poi è chiaramente portata avanti dalle nostre imprese, quindi come giustamente diceva il dottor Salini, la manifattura è indubbiamente il cuore produttivo dell'Europa e dell'Italia. Io aggiungerei un ulteriore tassello, visto comunque il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, che da 170 anni sostiene lo sviluppo sostenibile di questo paese. La stessa finanza deve essere al servizio dell'industria e della transizione verde, quindi creando anche degli strumenti finanziari e garantendo l'accesso al credito per quelle imprese che portano avanti innovazioni importanti. E in questo sicuramente i fondi europei, le garanzie europee, ricordiamo quelle anche sotto il cappello di InvestEU, sono sicuramente fondamentali. Allora, rispetto alla crisi del 2008,
2008 l'aspetto positivo di questa, se vogliamo, è stato che l'Europa non è stata colta, diciamo, di sorpresa. Come diceva Petriccione, già esisteva una strategia di crescita importante che è stata poi, diciamo, riconvertita in una strategia di ripresa. I fondi ci sono, perché se sommiamo i fondi del Next Generation a quelli del prossimo quadro pluriennale, si parla di più di 1,8 trilioni di euro, il 30% dell'MFF destinata all'obiettivo climatico, il 37% di Next Generation EU assieme. Ma per riuscire a far sì che questi fondi poi riescano effettivamente a sostenere una transizione, io amo più parlare di transizione sostenibile, non esclusivamente verde, nel senso che quando parliamo di sostenibilità parliamo di tre dimensioni. Questo non va dimenticato, perché altrimenti c'è sempre il rischio che la parte sociale venga meno, no? Quindi esiste una dimensione ambientale, esiste una dimensione economica, che è quella che ricordava anche il dottor Petriccione, esiste una dimensione sociale, quindi non va lasciato indietro nessuno. Insomma, l'attuale crisi ha mostrato come poi siano anche le parti della società già in una situazione di disagio, no? A risentire maggiormente dell'impatto economico. Per far sì che questo ammontare importante, importantissimo di risorse vengano capitalizzate nella giusta direzione, secondo me la parola chiave è pianificazione. E la pianificazione di una ripresa verde, a mio avviso, qui veramente è il mio personale punto di vista, deve vertere su tre aspetti fondamentali. Innanzitutto concentrarsi su tecnologie chiave, deve prevedere un approccio sistemico, perché la transizione, sia essa sostenibile, verde, è una transizione complessa che vede in gioco molteplici attori, quindi si deve essere in grado di gestire tale complessità, e deve prevedere l'uso di strumenti finanziari evoluti che devono però operare in modo sinergico, no? Perché noi sappiamo che alla fine sotto il cappello EU Green Deal, sotto il cappello Next Generation EU, esistono una molteplicità di fondi che devono operare in modo sinergico e semplice. Mi riferisco a Invest EU, che si deve parlare con la Recovery and Resilience Facility, che si deve parlare con il Just Transition Scheme, con la CEF Transport Energy. Questi sono tutti strumenti che ovviamente, se utilizzati in modo programmato e sinergico, ovviamente otterranno il massimo risultato. Parlavo prima di tecnologie chiave, no? Come primo aspetto fondamentale di una pianificazione intelligente. Tecnologie chiave, allora ovviamente che bisognerà concentrarsi, e come d'altronde anche la Commissione sottolinea, non solo sulle tecnologie sostenibili per definizione, le rinnovabili, ma ovviamente anche su tutte quelle tecnologie che possiamo definire abilitanti, come la digitalizzazione, no? Che consentono di facilitare questo processo di transizione. Già lo svolge, ovviamente, immaginiamo appunto settori che grazie alla digitalizzazione parlano tra loro, sono connessi, altrimenti non sarebbe possibile parlare di mobilità intelligente, non sarebbe possibile parlare di reti smart per le energie rinnovabili, non sarebbe possibile parlare di tecnologie innovative di domotica. Quindi a mio avviso sicuramente le infrastrutture digitali, da esse dipenderanno poi le catene verdi del futuro. Quindi giustamente anche il 20%, no, dei fondi della Recovery and Resilience Facility devono essere destinati a questo. Ovviamente non è casuale, no? Il binomio digitalizzazione e clima. Chiaramente in Italia, come in altri paesi, esistono dei divari sia in termini di infrastrutture che in termini di competenze, che finora non hanno consentito di sfruttare pienamente questo potenziale abilitante. Ecco, poi viene qui la complessità, no? Non si tratta solo di mettere a disposizione i fondi, non si tratta solo di pianificarne la spesa, si tratta anche di mettere in campo delle riforme che facilitano
innanzitutto l'ambiente imprenditoriale, ma garantiscono anche al mercato, diciamo, del lavoro di adattarsi a questa transizione in modo opportuno e agendo magari anche dal punto di vista delle politiche dell'istruzione per garantire che esistano poi le competenze per mettere a terra tutto questo. Dicevo, secondo elemento fondamentale di questa programmazione deve essere l'approccio sistemico, ossia questa programmazione deve coinvolgere, comunque deve essere gestita da soggetti in grado di maneggiare tale complessità e le interdipendenze. Un esempio fra tutti sono, ad esempio, CDP è stata coinvolta in una serie di piani città, no? Come a Firenze, a Napoli, cioè questi sono piani, mi ricollego anche a quanto diceva la dottoressa Frassoni su Renovate, no? Quando si parla di un piano città, il piano città è un piano integrato, estremamente complesso, in cui vi sono parti di rigenerazione urbana e in cui la stessa ristrutturazione degli edifici può sicuramente avere un ruolo importante nel perseguimento di obiettivi in termini di risparmio energetico, e lo stesso vale chiaramente per eventuali reti elettrificate per la mobilità. Infine, dicevo, terza leva, utilizzo di strumenti finanziari moderni, ne abbiamo già vari esempi importanti nella precedente gestione finanziaria della Commissione, ovviamente ancora in atto con il piano Juncker, l'utilizzo di garanzie, adesso con InvestEU l'apertura ad altri implementing partner. Quello è un modo anche molto intelligente di gestire efficientemente delle risorse che fortunatamente ora sono meno scarse di prima. Per concludere, vorrei condividere l'auspicio con cui ho iniziato, ossia che la transizione verde e digitale non metta in ombra la dimensione sociale della sostenibilità, proprio perché a mio avviso il Green Deal deve essere percepito, magari più di quanto non sia percepito adesso, come funzionale al miglioramento del benessere sociale e dell'inclusione. Questo secondo me è davvero l'aspetto fondamentale. E per monitorare e rendere evidente tale dimensione, in fondo già abbiamo un importante riferimento, come nuovamente ricorda anche la stessa Commissione europea, e sono i Sustainable Development Goals dell'ONU, che permettono proprio di misurare lo sviluppo sostenibile lungo tutte e tre le sue direttrici, ecco, le sue dimensioni. E questo è importante non dimenticarlo. E ecco, concludo con l'augurio che la finanza sia sempre al servizio dell'industria, e CDP sicuramente farà del suo meglio in questo. Niente, allora direi che Lorenzo non riusciamo a sentirlo, faccio io la domanda che arriva dal Liceo Classico Statale Giulio Cesare, e vorrei farla iniziando dal dottor Petriccione. Purtroppo abbiamo pochissimi minuti, quindi una battuta veloce. Allora, l'Italia ha un piano a lungo termine che prevede sostegno alle imprese nella fase di passaggio da un'economia di tipo tradizionale a una di tipo green? Non so se ci sia un piano generale. C'è un piano molto serio in Italia, il Piano Nazionale Energia e Clima, che è una cosa iniziale, soprattutto sulle rinnovabili, sull'efficienza energetica, è un buon piano. Noi lo abbiamo additato agli altri Stati membri come un esempio di good practice, ed è lì che bisogna cominciare. Adesso l'Italia sta lavorando al piano di rilancio per il Next Generation EU, sarà fondamentale, non perché pianifichi a lungo termine, ma perché ci dà gli investimenti iniziali necessari per una pianificazione a lungo termine, e noi lo aspettiamo con molta ansia e con molta attenzione. Quindi c'è un esercizio di pianificazione serio, robusto, ma molto difficile.
e i risultati non sono... Ok, grazie. Diciamo sullo stesso tema, chiamo la dottoressa Petriccione. E anch'io. Dottoressa Frassoni, scusi. Dottoressa Frassoni, prego. No. Due cose. Prima di tutto sul piano energia e clima, forse era... c'erano ancora un po' di problemi per quanto riguarda effettivamente l'efficienza energetica e le rinnovabili nella versione target al 40% di riduzione di emissioni, ma sicuramente, come peraltro quasi tutti gli Stati membri, dovrà essere adattato se il Consiglio deciderà a fine anno di aumentare i target di riduzione, perché passare dal 40 al 55% non è la stessa cosa. Quindi penso che ci sia molto lavoro da fare e penso che uno dei problemi più importanti da risolvere per molti Stati membri, inclusa l'Italia, sia quella di combinare la discussione sui criteri per accedere insomma a progetti, investimenti e riforme rispetto al Next Generation EU e renderlo coerente con il piano clima energia, con il piano per esempio di rinnovamento di lungo termine, che è anche quello obbligatorio per le leggi europee, e quindi di mettere insieme tutti questi strumenti di programmazione e renderli coerenti per fare in modo che l'Unione Europea nel suo complesso e anche l'Italia possa sostenere l'industria, ma anche i settori associativi e quelli anche delle autorità locali che scelgano di andare in quella direzione. Ancora non c'è un piano complessivo, diciamo però che ci sono alcuni pezzettini che dovranno essere adattati, spero con un occhio molto molto attento da parte della Commissione Europea, che è l'organismo che meglio ci può indicare dove andare. Grazie dottoressa Frassoni. Chiamo a intervenire dottoressa Ciriaci. La domanda è la stessa, quindi l'Italia ha un piano a lungo termine nella transizione da economia di tipo tradizionale a green? Facciamo messi. Allora, io esattamente con i miei... posso parlare per CDP, chiaramente. Ritengo, come il dottor Petriccione diceva, che la preparazione del piano di resilienza, grazie anche ai target, che sono comunque, ricordiamocelo, sempre importanti per incentivare verso una in direzione, sarà sicuramente un'occasione per poi mettere a terra una serie di priorità. Per quanto riguarda l'intervento di CDP, di nuovo a favore, io parlo sempre di sostenibilità, questo è declinato lungo le strategie che ritroviamo nel nostro piano industriale, innanzitutto sui nostri impieghi green, quindi il piano industriale di CDP pone un obiettivo molto ambizioso in termini di risorse dedicate al contrasto al cambiamento climatico e per favorire la transizione energetica, quindi sicuramente è una nostra direttrice fondamentale. Seconda direttrice è anche l'utilizzo dei fondi UE a cui possiamo accedere, InvestEU, di cui saremo implementing partner, le stesse facility della Commissione come quella transport, le future nel settore energia e digitale, nel caso transport già siamo implementing partner, quindi già supportiamo le imprese italiane che vogliono accedere al fondo perduto garantito dalla CEF Transport nel processo di due diligence e poi di eventuale cofinanziamento, quindi questo già lo facciamo. Terza direttrice che ricorderei del nostro intervento a favore della sostenibilità è la nostra funzione di acceleratore per il sistema paese, quindi CDP già collabora da tempo con le amministrazioni centrali e con gli enti territoriali per fornire loro un supporto tecnico e di advisory per la redazione dei programmi settoriali nelle materie chiaramente di propria competenza nell'ambito delle politiche per la sostenibilità. Quindi il nostro intervento, che comunque fa parte di quello italiano, è sicuramente molto importante. Perfetto, allora chiudo il perfetto orario, così diamo spazio all'altro panel. Io ringrazio tutti per aver partecipato e spero effettivamente che, come dire, il titolo di questo panel possa essere di auspicio, quindi che la riconversione verde sia effettivamente un volano per uscire dalla crisi. Quindi di nuovo grazie a tutti e buon proseguimento.